Ricorderete la storia di Gianluca, un uomo prigioniero del suo tumore in casa, perché, beh, un tarantino che abitava al sesto piano, quindi era assolutamente impossibilitato, nonostante la sua buona volontà e quella dei suoi familiari. Non abbiamo mai dimenticato la sua storia, abbiamo continuato a seguirlo insieme al comitato che tanto si è dato da fare, Borgo Viaggiusti con Gianni Aprea. Ecco, finalmente c'è una buona notizia, avete trovato un appartamento al primo piano con una piccola scala per raggiungerlo, ma non è tutto, perché se dovesse avere problemi, voi avete anche un montascale che vi è stato donato da un gruppo francescano. Io non mi sono arreso, da quel giorno lì ho combattuto, sono stato anche dagli assistenti sociali, io ho girato, non dico tutte le agenzie, ma quasi. Praticamente non ti fanno vedere la casa se non prima fai vedere la garanzia. Ecco, era proprio questo il problema particolare, perché questa famiglia aveva la possibilità di pagare l'affitto regolarmente, ma non avendo delle garanzie, tante porte gli sono state sbattute in faccia e anche a lei che è andato a cercarla per loro. Fortunatamente però questa volta il tutto è andato a buon fine. A breve loro si trasferiranno e noi saremo pronti ad andare lì con la nostra truppa e con voi. Però intanto ci puoi raccontare che emozioni hanno avuto quando lei ha consegnato le chiavi? Guarda, già se penso quello che le... Niente, seppi la notizia nel vicinato che un mio carissimo amico d'infanzia, ecco, lo voglio anche nominare, Tonio Cantore, era a casa dei genitori e quindi doveva affittarla. Immediatamente chiamai Simona, dissi: Simona, chiama questa persona a nome mio e vedi un po' cosa ti dice. La moglie di Gianluca, e poi gli ha La detto moglie sì. di Gianluca, sì. Immediatamente mi chiama Simone, sì, dice, dobbiamo andare a vedere la casa, e ci vieni anche tu. Non credeva ai suoi occhi, difatti siamo scesi giù e ci siamo abbracciati e ci sono scese due lacrime di gioia.